Circa 5 casi a Bergamo e altrettanti a Brescia, ricoverati rispettivamente al Giovanni XXIII e agli ospedali civili. Si tratta di piccoli pazienti affetti dalla Kawasaki, una malattia che si manifesta con un'infiammazione dei vasi sanguigni. In Italia sono stati i pediatri e i cardiologi dell'ospedale Bergamasco a lanciare l'allarme e sono stati loro che in un mese hanno registrato un numero di casi pari a quelli degli ultimi 3 anni. Per la casistica degli ultimi 2 mesi, affermano, il responsabile è il nuovo coronavirus. È una sindrome da sempre stata presente. L'osservazione che stanno facendo i pediatri, Bergamo, Brescia stessa ci sta lavorando, è che c'è sempre stata un numero piccolissimo di casi dilatato nell'arco dell'anno e stanno osservando che ce n'è qualcuno in più, ma parlo di qualcuno sulle dita di una mano, in un tempo più ristretto, nell'arco di un mese. Io non voglio che nessuno si preoccupi, perché il tema è che quando escono notizie così senza spiegazione rischiamo di avere un incremento di ansia. I pediatri ci stanno lavorando, vogliono fare il punto. Quando loro sapranno con chiarezza che non è occasionale, ma forse è un aspetto da Covid, ce lo diranno. È vero che il Covid, parlo degli adulti, uno dei temi del Covid è che può colpire il cuore, a volte la prima insorgenza è proprio una miocardite, cioè un'infiammazione della parte muscolare del cuore, se non un'endocardite. Quindi il problema è sempre quello dei vasi, l'avrete sentito parlare tutti, che la grande terapia è l'antitrombotica, l'eparina. Quindi potrebbe anche starci, ma nessuno è in grado di dirlo, cioè è un'osservazione, giustamente i pediatri hanno osservato questo modestissimo incremento e ci stanno lavorando.